Ragà, ne abbiamo portate di auto dimenticate sul canale, ma questa proprio non se la ricorda neanche chi l'ha fatta. Siete pronti a dire, ma che è sta roba? Matra M530 LX. Salve a tutti, sono Marco Suppli e benvenuti nel mio nuovo programma Monnezze dal mondo. Ma quello è un crocchè. Fate i cazzi tuoi. Fin dalla notte dei tempi l'uomo ha sempre cercato di dare una spiegazione a ciò che non capisce. Oggi pensiamo di aver capito tutto grazie agli spiegoni di Fabrizio, ma eppure qualcosa ancora ci sfugge. La storia incredibile fuori da ogni logica che voglio raccontarvi oggi è quella di una macchina prodotta da un'azienda talmente sfortunata che se sugli alberi crescessero i soldi, a lei toccherebbero i bonsai. Stiamo parlando della M530, un'auto della tanto strampalata quanto misteriosa azienda Matra. Francia, anno 1941, almeno mi pare. Dalla chiusura della capra, non quella di Sgarbi, nasce la Matra, acronimo di macchine da trainare. Negli anni 60 un pilota di nome René Bonnet creava in piccolo le sue auto, di cui la prima chiamata René Bonnet Missile, molto simile ad una Duetto e successivamente la René Bonnet Le Mans. La Matra decise di allearsi con l'ex pilota e nacque la Matra Sport. Nel 65 crearono la D-Jet e, come disse Django Unchained, la D è muta. Ma in quel periodo accade qualcosa di assurdo, inaspettato. Bonnet si ritira dalla società, Matra rileva tutto. L'intenzione era quella di passare al progetto successivo, a quanto pare innovativo, perché l'intento era quello di continuare a usare la vetroresina. Il cerchio si chiude, direte voi, e invece no, perché siccome la cosa si sta facendo spigolosa, chiuderemo il quadrangolo. E dammi un supplé. Cerchiamo di introdurre quest'auto e quel che voleva significare. La Matra 530 era nata sotto i migliori auspici da una ditta che di meccanica di auto sportive ne sapeva parecchio. Infatti noi ci ricordiamo vagamente della Matra da Formula 1, del suo V12, però in quegli anni la Matra era un nome blasonato. Un bel giorno si sono detti, ma che ci vuole a fare un'autostradale? Il che effettivamente non è che ha proprio tutto sto senso, perché ai francesi, quando li lasci un po' a briglia sciolta, tirano fuori auto come la Matra, la Renault 14, le varie Citroën. Non è che le cose non le sappiano fare, per l'amor di Dio. Poi invece, quando si ridimensionano, iniziano a tirare fuori per esempio auto come la Renault 9, cioè un'auto che nell'82 divenne auto dell'anno. Fermi tutti! Momento sponsor, se lo salti sei un vaggaro. Lo sapevate che Car Vertical è un sito, una app che vi permette di trovare informazioni su un'auto? È uno storico dettagliato, inserendo soltanto il numero di targa e il codice VIN? Sì, Fabri, lo sappiamo, ce l'hai detto un milione di volte, vai avanti, vai! Ma non sapevate che Car Vertical si è rinnovato? Eh già, da oggi con il nuovo Car Vertical non serve più essere degli espertoni per comprare o vendere un'auto. Ci riuscirebbe benissimo anche quell'impedito di Gabriele. Anch'io? E come? Beh, grazie all'aiuto di questi due tizi, Varisto e Ernesto, che ti assomigliano, le due nuove mascotte di Car Vertical. Ma basta informazioni utilissime, cerchiamo di concludere, dai. Da oggi l'app è stata rinnovata per essere user-friendly e il sistema di report è stato snellito. Fabri, ma che si fa? Snellisco per rendere tutto il più utilizzabile. Ma adesso vi faccio vedere qualche esempio. Come on, dai, vieni con me, dai, come on, dai! Pillola blu e comprate l'auto a scatola chiusa. Pillola rossa, entrate nella tana del bianconiglio e scoprite quante botte ha preso l'auto. Non serve Morpheus, questa non è Matrix, basta andare su Car Vertical, molto semplice. Porsche 718, scendi sotto, c'è il danno, perfetto. Car Vertical ti dice com'è e che danno è. L'auto è stata incidentata esattamente due volte e anche gravemente. Ve la potete comprare a scelta vostra, però il danno è grave, costa, e la Porsche costa. Porsche cane. Car Vertical è finalmente... Fabri, non dimentichi nulla? E che ho scordato, fammi capire. Ah, giusto. Ricordatevi di utilizzare il nostro codice sconto RealCar per avere il 10% di sconto.
Per quanto mi riguarda, questa macchina esteticamente è stranamente bella. Perché stranamente? Nella versione LX la sua forma ricorda un po' il brano dei System of a Down, Chop Suey. Ti piace perché ha un ritmo incalzante, gasante, e non proprio le parole, perché tu ti ritrovi a cantare Wake up, make up. Invece nella versione 6 cercarono di modificare un po' questa cosa, di ammortare un po' le forme, cercarono di snellirla, di renderla un po' più economica, e si ridussero a fare un po' come il brano Even Flow dei Pearl Jam. È un po' più comprensibile e capisci un po' meglio le parole, però ti riduci sempre a dire Freezer again, oppure oh yeah, è la stessa cosa. Però sotto questa scorcia di melone di VTR troviamo la Matra. E quello che fa la Matra esteticamente sembra non avere un cazzo di senso, ma non è così. Il passo, cioè la distanza tra il centro delle ruote, è ampissimo e le ruote cadono quasi ai vertici dell'auto, cioè sono montate proprio agli spigoli, rendendo l'auto stabilissima. Il muso, non accattivante ma estremamente aerodinamico. Il retro, tronco, perché così aerodinamicamente i vortici spingeranno la macchina in avanti, concetto che abbiamo già visto nel video dell'Alfa Romeo Duetto che noi abbiamo fatto, ma è un video poco guardato, quindi andatevelo a recuperare, va. I fari hanno una forma talmente unica da amico strafatto che sta per schimicare, e non si trovano in nessun'altra auto di quel periodo. Telaio misto scomponibile, struttura della carrozzeria in acciaio al cromo libdeno, con pannellatura in fibra di vetro e resina epossidica scomponibile, staccabile dal telaio. Il telaio può essere tranquillamente paragonato a quello di un go-kart, che al suo interno trova alcuni elementi per aumentarne la rigidità. Nella Matra 530 alcuni di questi particolari sono visibili, come ad esempio il tetto ed il serbatoio. Se li togliete, l'auto fletterà di più. Sulla SX i fari sono fissi e il tetto non si apre per nulla. Sulla LX i fari sono abbattibili e il tetto è in stile targa. Abbiamo detto che togliendo il tetto diventa targa e non cabrio. Voi direte, che cacchio vuol dire targa, cabrio a sto punto? Dai, va, spiegone. Lo spiegone. Targa e cabrio sono due concetti pressoché simili, ma hanno delle differenze sostanziali. La targa è quella vettura a cui si può rimuovere soltanto una parte del tettuccio, metterlo in garage e far diventare così la macchina una spider. La cabrio fa la stessa cosa, soltanto che il tettuccio è più ampio, va rimosso, ma si infila nella carrozzeria e non è rigido. Allora, finito qua lo spiegone. No! Il termine carrozzeria viene direttamente dal termine carrozza. Raga, la carrozza, proprio la carrozza coi cavalli, è nomi identificativi delle carrozzerie come Spider, Targa, Berlinetta, vengono proprio da quel passato delle carrozze a cavalli. Col passare del tempo sono venute fuori le auto e, tranne i carrozzieri che facevano le carrozze per i treni, quelli che facevano le carrozze per i cavalli hanno convertito l'attività e hanno iniziato a creare le carrozzerie delle auto, quelle speciali. La stessa Fiat vendeva le basi, la meccanica, le vendeva ai carrozzieri che creavano le auto su specifiche dei clienti. Accadeva di vedere auto con forme diverse ma della stessa auto, perché la gente facoltosa non voleva guidare la stessa auto che guidava la plebaglia, no? Altro esempio di nomi: Zagato e Viotti per la Lancia, Castagna con l'aerodinamica per Alfa Romeo. La pratica rimase in uso più o meno fino agli anni 50-60. Poi le stesse case produttrici iniziarono a capire che anche loro effettivamente potevano fare la stessa identica cosa dei carrozzieri, e venne delegato questo lavoro a figure più specializzate, cioè i designer che lavoravano per la stessa azienda: Pininfarina, Bertone, Giugiaro. Ma poi perché questa pratica pian piano è sparita? La struttura stessa delle auto è cambiata col tempo, perché si è passati da auto con sottotelaio, a cui potevano tranquillamente essere smontate le carrozzerie, aggiunte le carrozzerie ricostruite. Poi sono sopraggiunti i crash test, perché ricreare un'auto quasi da capo e fargli riaffrontare tutti quanti i crash test iniziava a diventare una cosa un po' troppo dispendiosa. Non è che non si fa più, si fa, è più difficile, più costoso, ma si fa. La Alfa Romeo disco volante proviene già da un'auto esistente, ma rimane piantata lì al palo. Non sono più auto di produzione di massa. Le uniche persone che al giorno d'oggi continuano a farsi fare auto modificate così sono gli sceicchi, quelli facoltosissimi. In Matra avevano poche idee ben confuse.
Cosa facciamo? Dove andiamo? È nato prima il citofono o i testimoni di Geova? Dopo questi inutili interrogativi, il team di ingegneri si mette sotto e progetta l'auto successiva alla D-Jet. Un'auto rivoluzionaria, più performante, utile anche a fare qualche viaggio lungo. Una 4 posti. Ma sportività e troppi posti per i passeggeri stanno insieme come il cacio sui maccheroni vomitati. Un motore piccolo e di prestanza, brillante. Ma qui la cosa si fa cringe. Perché si fa cringe? A capo del progetto c'era Philippe Guédon, di cui non abbiamo neanche una foto. Altro elemento mancante all'appello in Matra era uno studio di design. Quindi si pescava direttamente dal fiume Senna ciò che serviva. Avendo rilevato da poco la General Application Plastic, Guédon ripesca anche un suo vecchio collega della Simca, Jacques Nocher, di cui purtroppo una foto non c'era. Alla GAP commissionarono la lavorazione della scocca con tetto asportabile in stile Porsche e al centro, subito dopo i sedili posteriori, il motore. Si partì dall'idea di usare il 1004 della Renault 16, si pensò anche al BMW 1008, il 1005 della Volkswagen, ma era troppo tedesco e dai francesi tedeschi, insomma. Il V4 Lancia Fulvia, troppo italiano e troppo Lancia. Così si pensò di andare ad ubriacarsi. E lì la scelta si fece scellerata. La firma cadde sul motore della Ford 1007 V4 della Taunus di nonno Osvaldo. Motore bonino, ma che nascondeva dei lati oscuri. La nostra M530 viene presentata al Salone di Ginevra nel 67, tra lo stupore del pubblico e lo sbigottimento della critica, perché quel cetaceo su ruote sembrava fin troppo lisergico. Mi trovavo al salone del 67 quando, alla visione di quella miseria ambulante, mi sono subito chiesta: ma che cos'è? Non avevo mai visto niente del genere. Poi ho distolto lo sguardo da mio marito e ho visto la Matra. Bruttina anche lei, devo dire. Ma la vera chicca degli anni 70 non sono i sedili in sé, ma questo accessorio. Chi di voi è ormai ha già più di 40, 50, 60 anni, questo se lo ricorda perfettamente. Se volevi fare il figo ma non volevi morire di caldo o sudare come una iena, mettevi questo qui, ti distaccava con questi, non so come si chiama, queste rondelline di legno, ti staccavano dalla pelle e faceva respirare un po' di più la schiena e il popò. Quando realizzi un'auto in modo artigianale e non puoi proprio produrre tutto da solo, quindi con un budget abbastanza limitato, la prima cosa che fai, vai nelle altre ditte, prendi una cassetta di quello che avanza delle altre auto e ce le metti sopra. Ragazzo, questo è quello che hanno fatto in Matra. Tranne alcune cose specifiche che differenziavano anche la SX dalla LX, tutto il resto proviene da altre auto. In primis, vabbè, il volante è specifico della Matra, ovale, c'era sia questo ovale che quello tondo. Questo ovale forse perché entrare e uscire da questa auto è un po' più agevole. Se fosse tutto tondo così, forse se lo giriamo si capisce meglio, si toccherebbe sotto. Il quadro strumenti, c'erano cose per l'epoca che erano molto essenziali. Quattro spie, delle frecce, pressione olio, temperatura olio. In questo caso troviamo prima il contagiro e poi la velocità, che pochi ci fanno caso, che viene direttamente dalle corse, perché si guarda prima quello che c'è al centro oppure spostato alla sinistra. Quindi il contagiri, nelle corse si guarda più il contagiri che il contachilometri. Da quest'altra parte troviamo il voltmetro, è un filo passante, entra, conta e se ne va. La benzina che finisce subito. Da quest'altra parte lo stereo autovox originale, sotto le quattro frecce aggiunte successivamente. Per il resto la plancia è scarna, è una mensola con un piccolo rivestimento in pelle, il bauletto ricavato da questa leggera conca, la reazione, l'orologio, la targhetta che ti dice chi ha fatto l'auto, non mi chiedete il francese perché non lo so, luce opzionale in puro stile anni 80 aftermarket. Questi si chiamano sedili Cosmos regolabili. Adesso, regolabili se sei alto 1,50 m, ma se sei un po' più alto no, ti devi regolare tu per quanto ti puoi regolare, perché qua stiamo già senza cappotto. La pannellatura laterale era molto semplice, un pannello piatto rivestito con un inserto di alluminio, una maniglia bella solida, l'alzavetro in metallo, due casse per lo stereo e te ne andavi dove volevi. Il retro invece, la LX aveva la panchetta posteriore e qui c'è il motore, non è proprio un bello spettacolo. La SX non ce l'aveva, la 3000 V6 che purtroppo non uscì, qui era praticamente chiusa perché il motore arrivava qui. Essendo questa una versione targa, quindi col tetto asportabile, si va in giro in alta quota a Campitello Matese a prendersi il sole in testa e la sua rispettiva insolazione. Sistema infotainment degli anni 70? Ragazzi, c'era, era una cosa sofisticata, ma proprio livelli che è proprio Microsoft, scansati. Allora, decidevi di andare a Montevarchi, aprivi sta cosa che
sì, porco. Cioè. A fianco al blocchetto dell'accensione, questa potreste credere che la leva per tirare l'aria del carburatore. No, questa qui apre il cofano. Ma passiamo al deviolucci. Oltre ad avere a sinistra giustamente le frecce, da quest'altra parte abbiamo il clacson, i fari e il sistema che apre i fanali. Per richiudere i fanali c'è un comodissimo, quanto pratico, pedale che va calciato per richiudere i fanali. Il bagagliaio è abbastanza grande per un paio di valigie, per mettere dentro il tetto dell'auto, ma non abbastanza grande da farci entrare un Luca di piedi pesanti. Volete vedere? Indostati. Vedete? Non ci va. Cioè, no, non ci va. La sua linea non convince. Le prestazioni sulla carta non entusiasmano. Il prezzo è troppo alto e si chiamava come un razzo fatto dalla Matra divisione bellica, ossia 530. Che in un'epoca in cui la guerra del Viet fottuto Nam imperversava... La neonata 530 avrebbe dovuto vedersela con auto come la Porsche 914, ma col suo design ispirato alle ceramiche Pozzi Ginori lasciava ben poche speranze di entrare nella rivalità. A peggiorare le cose, l'auto veniva prodotta inizialmente in tre siti, poi spostata definitivamente nella sede Matra, grazie anche ad un accordo saltato sulla commercializzazione della stessa 530 ad opera della rete commerciale Ford. E nel 70 si cercò di porre rimedio alla ormai fredda, arida ricezione da parte del pubblico d'Oltralpe e... oltre. Ed ecco che esce la LX, una versione con poca rivisitazione meccanica, coda nera come gli animi dei progettisti ed un carburatore doppio corpo, che fu la cosa più sensata da fare sull'auto, che ora aveva ben 5 cavalli in più. Ah sì, lo so, scusami Fabrizio, ma non c'era nessun play, abbiamo dovuto prendere le crocchette. Ma tanto non se ne accorge nessuno. Ah, sono licenziato. A me è lo stesso. Per porre rimedio sul rimedio si cercò qualcuno a cui rifilare questo razzo a forma di cetaceo. E dopo tanta insistenza, lamentele e ricerca, pedissequamente riuscirono a mendicare meglio di un accattone fuori al supermercato un accordo con Chrysler. A questo punto della storia la 530 venne commercializzata ad ampio spettro, con la Chrysler che la buttava ovunque. Mostre, stand, saloni d'auto, saloni internazionali, sfilate, fiere, compleanni di 18 anni, sagre e feste di paese. Voi direte quindi l'auto finalmente venne capita? Venne capita esattamente come si può capire un veneto incazzatissimo col casco da palombaro. A nulla servì sputtanare i 420 che la 530 fosse figlia degli stessi luminari che vincevano in Formula 1 e Le Mans. Anzi, ad un certo punto fu meglio star zitti per non portarsi sfiga da soli. Si scese ancora più in basso per cercare di togliersi dalle palle questo capolavoro. È proprio qui che la storia si fa incredibilmente complicata, perché pensate un po', la Matra, dopo soli 30.000 esemplari, venne nuclearizzata e della Matra azienda, da quel momento, se ne persero le tracce. Inspiegabilmente. Ha un bagagliaio dietro, ha un bagagliaio avanti, ma il motore do cacchio sta? Per farvi vedere dov'è il motore, mi devo far dare una mano dal Marcacci Nazionale. Il motore è all'interno dell'auto. Vetro, non ve lo facciamo vedere come si alza, è temperato, servono due persone e costa un casino. Si tirano via i fermi. Fatto. Fatto, è arrivato, bello, ecco. Fatto e male. Poi si sganciano i fermi, si solleva e di... non stiamo scherzando, è di ghisa come una stufa. Ta-da! V4 Ford, motore di derivazione Ford, V4, praticamente un V8 segato, basamento in ghisa, testate in ghisa, distribuzione a due valvole per cilindro comandate da aste bilancieri. Ma la cosa non finisce qui, è una V di 60 gradi, ha un albero controrotante per bilanciare meglio le vibrazioni, è alimentato da un carburatore a monocorpo per le prime versioni, a doppio corpo poi, e aveva 85-90 cavalli. Solitamente la particolarità dei motori a V è che due bielle occupano lo stesso spazio sull'albero motore. Qui no, questo motore è imbiellato come un boxer, ossia ogni biella ha il suo spazio sull'albero motore. È un po' più ingombrante, lo fecero per un motivo ben preciso, ossia quello di non rendere questo motore a scoppi asincroni, quindi era un motore a scoppi regolari come il boxer, un motore qualsiasi boxer. Infatti il suo bellissimo suono è più simile a quello di un maggiolino, molto regolare, preciso, anziché quello quasi di un motore V normale
male, oppure un vuoto americano che fa onomatopeicamente parlando me la cavo. Questo qui era un motore figo, infatti trovava, perché era infilato in auto come la Ford Consul, la Saab 9.3, la Saab Sonnet, poi venne utilizzato anche come motogeneratore, quindi ebbe anche il suo impiego agricolo. E non solo, addirittura la Saab prese questo motore, continuò a svilupparlo, lo portò a circa 1933, quasi 2000, e aveva 150 cavalli, perché la Saab con questo motore ci correva. Non gli bastava, addirittura lo fecero diventare turbo e aveva 240 cavalli, cioè non gli puoi parlare male di questo motore. Poi venne sostituito dal motore Pinto, ma quella è un'altra storia, un motore un po' più moderno. Se il motore era figo, il cambio no, non lo era molto. È un 4 marce con la retromarcia alla francese, cioè si tira sopra la leva a siringa e la retromarcia sta vicino alla terza. Dentro invece aveva ingranaggi che erano in parte di acciaio e in parte di bakelite. Dobbiamo fare un piccolo errata corrige. Abbiamo detto che nel cambio c'era un misto di ingranaggi in acciaio e ingranaggi in bakelite. No ragazzi, ci siamo sbagliati, ci hanno appena corretto. È la distribuzione del motore che al posto di essere a catena è a cascata di ingranaggi. C'era anche un kit che faceva sì che con degli ingranaggi in teflon, sostituendo quelli di bakelite, il problema fosse risolto. Ah, particolarità, aveva la frizione del primo Ford Transit. Quattro freni a disco con impianto idraulico ma senza depressore. Sistema di sospensioni indipendente, due MacPherson avanti e dietro, barre di torsione, molle liquidali e sospensioni idrauliche. Le gomme 165 80 14, c'erano anche le 145. I cerchi sono in ferro, bulloni, e all'origine c'erano addirittura anche i cerchi originali della Simca, che poi vennero sostituiti da questi specifici della proprio montati sulla 530. 165 come ruota è una ruota che per oggi fa quasi ridere, però col suo peso ridotto e le sue belle prestazioni sono molto più che sufficienti. Montare gomme ancora più larghe sarebbe controproducente, perché diminuirebbe la sua il peso da scaricare a terra per centimetro quadrato sulla ruota. Prendete ad esempio la 4C, un'automobile che pesa poco, a 250 cavalli quasi, ma a gomme molto sottili. È un'auto artigianale, è stata prodotta in pochi esemplari e la sua linea stramboide non ne fanno un'auto ricercata. Infatti io dico che rarità, prezzo e richiesta dell'auto non vanno quasi mai d'accordo. Come in questo caso, è rarissima ma nessuno se la fila. I ricambi, i pezzi che provengono da altre auto si trovano anche, ma il resto, le cose specifiche, inesistenti. Altri si possono stampare in 3D, mentre invece per altri dovrete trovare un artigiano con le abilità di forgiatura a 100 per ottenerli in stile Skyrim. Ma ora passiamo ai difetti, grazie. Ruggine, poco. Scusate, che cazzo ci fate qua? Cioè? Stiamo testando una nuova antitetanica. Ah, testare antitetanica. Sennò lui non può entrare. Ah. Ce l'hai? Sì. Come dicevo prima, se i fari sono aperti e vuoi aprire il cofano, i fari si abbassano. Ma se apri il cofano e i fari sono chiusi, i fari non si alzano. Cioè, non sto capendo manco più che cazzo sto a dire. Il ritorno delle frecce non c'è. Cioè, metti la freccia, giro lo stesso, non si toglie la freccia. Cioè, non c'è proprio. Non è che si è rotto, non c'è, se lo sono scordato. Mancanza della spia del freno a mano. Beh, vabbè, ovviabile però, tutto sommato, sei inserito, metti la prima, non va e viene da sé che c'è, no? Lo togli e te ne vai. Spia del freno a mano assente, ok, e tergicristalli lenti, ok, ma voglio dire una cosa, francesi, ma siete cretini o che cosa? Il parabrezza di questa macchina non è stratificato con il vinile all'interno, è temperato. Se prendo una pietra, va in pezzi, si sgretola. Per inciso, il parabrezza temperato e laminato sono due cose diverse. Il parabrezza temperato era un vetro che subiva un trattamento per renderlo molto più resistente anche agli urti. Il vetro laminato è quello che troviamo sulle auto moderne, cioè se prendono un colpo si fanno solo le venature e per forarlo ce ne vuole molto. Sono vari strati, sono in teoria due strati di vetro con al suo interno una lamina di vinile che funge quasi da collante tra i due pezzi di vetro. Poi ci sono anche quelli che sono ancora più laminati e poi ci sono addirittura quelli blindati che sono fatti allo stesso modo ma sono molto più spessi. Lo scarico originale fa un casino della Madonna al suo interno. Il motore centrale fa un altro casino della Madonna al suo interno, e se togliete quel coppone di ghisa che serve ad attutire anche le vibrazioni, in macchina non ci può stare proprio più. Però c'è un vantaggio avere il motore lì,
farà tutto quello il casino che volete, ma vi immaginate che stai a fianco col tuo meccanico, devi regolare una cosa, dici scusa, aspetta, accelera, vai, l'anticipo, vai, ok, ok, a posto, tutto questo mentre stai in marcia oppure fai una regolazione, o se ti si spezza il laccetto dell'acceleratore, attacchi il filo delle scarpe e cammini. Vorrebbe la quinta marcia, con la quinta marcia sarebbe stata perfetta. Invece ne hanno fatte quattro. Boh. Vabbè, ma sono francesi, cioè. Ci sono figli, quattro marci, ma perché non cinque? Ma no, bastano quattro, che ti frega, vai. Fabri. Oh. Vedi che dalla regia mi dicono. Che devi andare in palestra, sei diventato trippone. Ma state sì. Ma ti sei trippone. Non sono trippone, non cominciare. E tu facci, poi ti faccio vedere. C'ho di meglio dalla palestra. Tre per dieci. E mo? E mo com'è? Stai zitto? Non vale più, eh? Se i fari sono aperti c'è un problema ad aprire il cofano. Avrebbero potuto tranquillamente risolvere il problema creando un tipo di fari diverso, ma invece non sono francesi, amano complicarsi la vita. Quindi tu apri il cofano, i fari si chiudono e ci sono finiti. Nei fari della Matra 530 è possibile vedere la doppia parabolica, ossia fari alti e fari bassi, in un unico gruppo ottico, cosa che per gli anni 70 era, non dico una rarità, ma proprio una cosa più unica che rara. Se non ci fosse stata la Matra 530 non avremmo avuto la Fiat X19. Non mi sbilancio per niente, ci sono prove certe in cui si dice che è stato fatto un vero e proprio copia e incolla della 530 per creare la X19, però senz'altro più bella la X19 della 530. Molti carrozzieri dell'epoca trovarono nella 530 un'occasione ghiotta, perché sulla sua carrozzeria scomponibile era possibile creare facilmente un'altra carrozzeria. Michelotti, Di Bolt, Paul Brack, Brissonot e Loz e Vignale fecero addirittura le loro prove. Solo il modello di Vignale sarebbe valso un successo cosmico per la Matra. Alla fine la 530 è rimasta nella sua nicchia. Sapete perché il culo dell'auto era verniciato di nero? Perché doveva raffigurare il razzo, doveva sembrare un razzo. Ma mi dovete spiegare il perché di sto nesso, perché io non l'ho capito. Ci è venuta una stramberia in testa. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di creare un modello di Matra 530, gli abbiamo proprio chiesto: crea un modello basato sulla Matra 530. L'intelligenza artificiale ha tirato fuori macchine più belle di questa. Robot umani 1-0 palla al centro. La Matra diceva, fissata per lo spazio, che quest'auto sarebbe potuta arrivare sulla Luna. Non per la potenza, non per la velocità, ma perché il motore era in grado di fare tranquillamente 400.000 km. Problema, sarebbe andata sulla Luna ma non sarebbe tornata, quindi. C'era un periodo in quegli anni in cui i francesi avevano il pallino, la sega mentale proprio, di andare a mettere più ruote sotto un'auto, cioè non l'abbiamo capito. La Tyrrell P34 di Formula 1, la Citroën, quella che serviva a testare le gomme, che aveva, se non sbaglio, 13 ruote, 11 fuori, cioè 10 fuori, 3 dentro, non me lo ricordo. La Matra era da meno? No, semplice, fece un modello che si chiamava 540, aveva 2 ruote dietro e 4 avanti. Meno male rimase solo un prototipo. Ha anche corso, difficile a dirsi, non ebbe eccezionali risultati come la D-Jet, era modesta, non svilupparono un'auto più di tanto, non investirono sulle corse perché già queste auto ebbero un parto travagliato di loro, però se avessero insistito il ritorno d'immagine avrebbe fatto bene a quest'auto. Tutte le auto hanno una genesi in comune, quando le auto sono artigianali peggio me sento, infatti per far uscire la Matra ci furono tanti di quegli inconvenienti che non avete neanche la minima idea, ci furono delle infiltrazioni di acqua. Rimandato il lancio, il gel coat, il plastificante non manteneva addirittura le, quando le mettevate sotto i rulli per lavarla, un casino. Risolsero e dopo 3 anni lanciarono l'auto, secondo me sotto un dirupo. Ma vuoi vedere che questi della Matra poco poco hanno anticipato le forme della Opel GT, della Corvette C3? Se credete che queste auto siano antecedenti, ricordatevi che la Matra M530 era già nota nel 66 e prima ancora la sua derivata, la D-Jet, non era molto differente da questa, Il volante, oltre che ad avere una forma strana, è
è abbastanza comodo, cioè nell'impugnatura è comodissimo. Questa parte più schiacciata serve semplicemente a non farvelo toccare sopra le gambe, non essendo dotato di idroguida, quindi non è leggerissimo, no, essendo preciso, che vi fa sentire tutto quanto sotto le mani, il cui inserimento è preciso, diretto. Se si fa un leggero scatto la macchina parte di botto anche grazie al suo peso e alla sua potenza. È il caso di dirlo, non è un volante per ciucci. Il cambio richiederebbe una puntata a sé, è un 4 marce, ha il leveraggio un po' lungo, però non è un cambio che si impunta. I primi tre rapporti sono abbastanza corti, fanno sì che la vostra guida sia molto sportiva, molto votata alla sportività. In un baleno voi che cosa farete? Prenderete subito ti giri, velocità elevate, e poi con la quarta di riposo, se volete viaggiare potete andare dove volete, perché porta velocità di 90-100 orari sotto i 3000 giri. Però allo stesso tempo, se si affonda grazie al 1700, grazie alla al suo peso ridotto, la macchina decolla, riprende velocità e giri senza problemi. Non è una pedaleria comoda, il pedale dell'acceleratore è praticamente sul tunnel, quello del freno è decentrato, quello della frizione è a ridosso del freno, non proprio comodissimo sotto questo aspetto. La frizione è morbida, il freno è duro perché non ha servofreno. Quando si dice che l'assetto è da go-kart, sì, questo è veramente un go-kart. Quando fai le curve, questo telaio reagisce come una vera e propria auto da corsa. Se invece avete bisogno di allentare leggermente il telaio, perché avete bisogno del telaio che deve essere un po' più flessibile, perché, non lo so, strada con curve e tanti avvallamenti, basta togliere il tetto e allentare il serbatoio. Il gioco è fatto, si comporta proprio come un telaio da kart. E poi non c'è curva che non possiate fare con quest'auto. Un'auto vecchia di 50 anni, un motore 1700 con soli 90 cavalli, sì, ma molte auto del presente, perché questa qui è letteralmente una macchina con un assetto che butti giù l'acceleratore e vai. Tutto quello che ha da darvi basta solo girare il volante e questa qua va. Da cosa vi accorgete che il telaio ancora non soffre? Fin quando la macchina rimane incollata a terra non è al suo limite. Quando l'auto comincia a scivolare, perché questa era un'auto concepita per scivolare un po' come quelle Formula 1 degli anni 60 che sembravano già entrare in derapata in curva, fin quando quest'auto non inizia a fare questo lavoro non siete ancora al limite. Quando iniziate a sentire l'auto che inizia a far fischiare le gomme, che inizia a intraversarsi troppo, non può dare di più, allora capite che quello è il suo limite. Però stiamo parlando di una macchina con telaio da go-kart, un muso che sta fermo a terra nonostante sia motore centrale. Potete immaginare che abbia un avantreno leggero? No, quel muso brutto è fatto per far stare attaccato il muso a terra senza alcun problema. Il limite di quest'auto, il limite della struttura è altissimo. È qui che si riconosce la Matra, altro che estetica brutta e orribile. È qui che la Matra vi ha fatto capire che è un'auto vera, un'auto sportiva, un'auto che vuole solo correre, basta. Lo scatto di quest'auto per avere 90 cavalli è bruciante, soprattutto perché ha i rapporti abbastanza proporzionati e di conseguenza anche la sua ripresa. Potete stare in terza, in quarta, in prima, non so, passati da una marbella. Sparalo, appiccialo, giusto mo. L'accelerazione e la ripresa, santi Dio! Adesso io vi faccio vedere, sono in quarta a 40, a 60 all'ora. Raga, questa sembra la seconda, è la quarta! Sono già 80! I freni della Matra sono 4 freni a disco ma non servoassistiti, senza servofreno. Quindi sapete che cosa vuol dire? Che quando schiacciate il pedale sarà durissimo, ma in compenso riuscirete a parzializzare bene la frenata come vorrete, in maniera proprio centellinata. Questo perché? Perché il depressore, una volta che si schiaccia il freno, il depressore farà andare sempre più giù il pedale, non vi darà mai la sensazione di frenata che vi serve, vera e propria, quella frenata giusta in quel momento, quella che vi serve per andare più veloce nelle curve frenando. La Matra, quando progettò quest'auto, si impegnò a creare un modello evoluto della D-Jet, sperando
sempre di creare un'auto che fosse anche comoda per i lunghi viaggi, per un viaggio un po' più lungo. L'auto è comoda, i sedili sono comodissimi. L'unica cosa è che comunque, rimanendo un'auto prettamente corsaiola, avere il motore centrale giusto dietro la schiena con una marmitta originale che fa un casino infernale, il viaggio non te lo rende proprio piacevole. Qualsiasi asperità, fondo, buca, fosso, come in questo caso, lo sentirete tale quale nella macchina se non amplificato. Riuscirete a capire anche i cambi di umidità, i cambi di stagione e se vostra moglie è incazzata o meno a casa che vi aspetta a braccia conserte. Per essere una piccola targa, per essere un'auto così piccola e sportiva, non ha una visibilità scarsa. Questo perché? Perché i piloti prima di correre devono sapere anche dove devono andare, no? Dove puntare il muso dell'auto. Tutti quanti i punti di visione dell'auto sono precisi, sono tranquilli, si vede tutto, ogni angolo dell'auto. Riuscite a vedere l'auto dove inizia avanti, dove finisce dietro, così potete vedere dove inserire l'auto in curva. Se avete bisogno di fare una retromarcia non ci sono problemi. L'unica cosa dove hanno peccato i francesi è che quest'auto all'origine non era dotata di specchietti retrovisori, quindi casomai un po' le manovre così. Francesi, prestazioni e sicurezza sono tre parole che non possono coesistere nella stessa frase, sapete? È vero sì che una struttura, un telaio solido, un telaio da supercar, però con un urto ben assestato questo salta e la macchina finirà con l'accartocciarsi. La vetroresina ha una bella resistenza meccanica, ma non è così adatta agli urti. Questa è una macchina che è figlia di altri tempi, dove un'epoca in cui il crash test non era proprio un concetto, cioè era poco più che una raccomandazione della mamma lasciata al figlio. L'unico criterio di sicurezza di quest'auto è la madre che dice al figlio: ti prego non correre, basta. Stile di guida? È il 1970, sei in Toscana, a Valdarno, esci dalla tua villa con il Ray-Ban, pantalone a zampa d'elefante, camperos e soprattutto camicia hawaiana importata dal porto di Napoli. Metti su una cassetta dei Bee Gees a pompa, togli il tetto e via verso Firenze a rimorchiare la tedesca lì in visita alla Galleria degli Uffizi. E se non la guidi così, sei un tacchino. Sì, è vero, l'abito non fa il monaco, ma l'occhio vuole la sua parte. Un critico all'epoca, già nel 70, descrisse questa situazione con semplici parole, dicendo: nutro forti dubbi per l'estetica di un'auto rivolta agli amanti delle verità tecniche. Tutti concetti troppo avanti per il 1970, ma la Matra su questo era già avanti anni luce di per sé. Era un'auto pura e indirizzata sulla pura velocità e pura meccanica, tralasciando l'estetica, anticipando un concetto che poi è stato ripreso in futuro da altre case costruttrici, cioè prima creare l'auto da gara o la massima versione, poi creare la macchina da strada. Volete un esempio? La Giulia del 2014. Realizzarono prima la versione da 510 cavalli, la quadrifoglio verde, e successivamente quella da 150 cavalli per andare a fare la spesa. Ma la 530 fu vittima di un mercato in crisi, un mercato che ormai non vedeva né più di buon occhio gli artigiani, né tantomeno auto con queste prestazioni e consumi. La Matra 530 è esattamente come il razzo che porta nello stemma, un razzo che tu vedi sulla rampa di lancio, ti emoziona, lo vedi partire, salire con quel botto, lo vedi arrivare fino a un certo punto, poi non lo vedi riscendere. Un razzo che vedi sparire, ma che non ti chiedi più che fine abbia fatto. Grazie per aver guardato il video e se sei arrivato fino a questo punto, beh, vuol dire che il nostro progetto ti piace. Se vuoi sostenerci è facile. Qui sotto troverete in descrizione il collegamento alla nostra pagina TP dove potrai abbonarti. E grazie infinite alle persone che lo hanno già fatto. Se invece non avete lo sbatti per andare a registrare su TP, potete rimanere comodamente su YouTube tramite gli abbonamenti e i super grazie. E per finire, non dimenticate che c'è anche il nostro negozio di magliette e oggetti vari dove potete sostenerci anche così. Fai cagà! Lo so. Bacia a papà, la fesse mamma. Non dimenticare. Stavo per cadere, infatti. Deriva di quello di carrozza. La carrozza. Deriva di quello. Deriva di quello, frate. Perché la gente facoltosa, poi ci sono anche quei nomi che identificano. No, 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 no. No, 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 vai via.
Ti prego, vai via. No, 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 no. Ignora una parola. Dai. Signori, se ne va, vuoi? Ehi. No, no, ma perché? No! Vai! Dai, per favore. Lo so che stai a giocare, ma... Aspetta, ma arriva. Ma perché, cazzo, perché? Per favore, mi stai a fare a merda. Vattene a fanculo. No. Ritorno della freccia sullo sterzo. Ritorno della freccia sul... Il ritorno del... Ritorno della freccia, come cazzo... Ah, proprio il...